C'è la classica leggenda metropolitana che dice che ogni 1.000 visualizzazioni sono 1 euro. Questa cosa è proprio sbagliatissima. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di come guadagno online. Se siete delle persone che vogliono aprire un canale o vogliono in qualche modo aprire un proprio business mettendosi appunto in prima linea come protagonisti di questo business se stessi, questo è il video giusto per voi. Ho deciso di dividere le fonti di guadagno in due principali social, perché è su due social che io guadagno: YouTube e Instagram. Questo perché? Perché c'è un tipo di guadagno che io posso fare su YouTube, solo su YouTube, mentre tutti gli altri sia su YouTube che su Instagram. Partiamo subito. Intanto vi dico che se volete faccio un video su quanto guadagno esattamente, tipo mensilmente, in base a visualizzazioni, a cooperazioni, collaborazioni, cose di cui vi parlo adesso. Quindi fatemi sapere se volete proprio delle statistiche, l'avere un'agenzia, il non avere un'agenzia, perché io su YouTube comunque ho un'agenzia che mi gestisce i guadagni. E quindi insomma è un po' complicata la cosa. Se vi interessa ditemelo, io farò il video. A questo punto partiamo subito con i guadagni che io faccio solo tramite YouTube. Tramite YouTube, come sapete bene, i guadagni funzionano tramite visualizzazioni. Grazie alle visualizzazioni, quindi ogni YouTuber che abbia appunto la monetizzazione attiva, perché se non sbaglio con le nuove regole devi avere minimo 1.000 iscritti. E ragazzi, mi lupi, vabbè, è 4.000 minuti di watch time, insomma. Guarda, esiste una rivolta canina. Vabbè, comunque, detto ciò, come funzionano le visualizzazioni? C'è la classica leggenda metropolitana che dice che ogni 1.000 visualizzazioni sono 1 euro. Questa cosa è proprio sbagliatissima, perché le visualizzazioni vengono pagate ogni 1.000, è vero, ma tramite il CPM. Il CPM varia per ogni YouTuber. E cos'è, in breve? È il quantitativo di denaro che è YouTube, tramite le visualizzazioni che hai, la durata del tempo di watch time, insomma, del tuo pubblico sui tuoi video, in base al tipo di contenuti, non tanto, però in base a quanta pubblicità gli inserzionisti vogliono mettere nel tuo video, in base a tante cose, YouTube ti dà un CPM che può essere più alto o meno alto. Il sole si è spostato e mi sono dovuta spostare con lui. Dicevo, quindi il CPM varia per ogni persona, addirittura varia da mese a mese. Per esempio io a febbraio avevo un CPM di 2,98 euro, quindi vuol dire che ogni 1.000 visualizzazioni io ricevevo 2,98 euro, quindi comunque è in base a tantissime cose. Detto ciò, come si guadagna con le visualizzazioni? In pratica tu esponi un argomento, un contenuto, quello che vuoi su un video. Questo video viene apprezzato, quindi invece di un brand, un marchio, un'agenzia, un'azienda, non lo so, una piattaforma musicale, vuole promuoversi, quindi far sapere alle persone che esiste, ok? E come si fa a conoscere? Tramite la pubblicità. Quindi mentre una volta esisteva puramente la televisione, diciamo, come il più grande divulgatore di pubblicità, e anche i giornali anche, sì, adesso esiste, oltre a queste cose, YouTube, che diciamo per un range d'età dai 10 credo ai 30 anni, secondo me è la piattaforma migliore su cui pubblicizzare i propri prodotti. Ovviamente dipende, perché se volete promuovere un siero che aiuta a non perdere capelli dai 60 anni in poi, se lo promuovi su YouTube non so quanto fortuna puoi avere. Quindi ovviamente è sempre in base a ciò che vuoi promuovere. Quindi in sostanza tu hai la monetizzazione con, appunto, dicevo, i mille iscritti e i 4.000 minuti di watch time. A quel punto, dato che hai la monetizzazione attiva, puoi avere due tipi di guadagno: tramite AdSense, io non ho mai provato tramite AdSense, oppure tramite agenzia. L'agenzia ti consente di gestire tutti i guadagni, ti guardano tutta la parte burocratica, se hai problemi ti puoi rivolgere a loro, e io quindi ho l'agenzia. Questa agenzia trattiene il 30% dei miei guadagni mensili e quindi il 70% netto va a me. Bisogna dire anche che il guadagno di YouTube è in dollari e poi viene convertito in euro. A questo punto il guadagno varia anche a quante pubblicità mettete nel video, perché se per esempio dite parolacce, gli inserzionisti non vogliono avere una pubblicità
non vogliono essere pubblicizzati da una persona che dice parolacce, per dire, quindi bisogna vedere anche questo. E poi in base al CPM e in base a quante visualizzazioni fate, semplicemente aumenta o diminuisce il vostro quantitativo di denaro guadagnato per quel video. E solitamente YouTube paga mensilmente e niente, questo è quanto è come si guadagna tramite le visualizzazioni. Parliamo invece di guadagni che si possono fare tramite YouTube e anche Instagram. Ci sono tre tipi di guadagni: le affiliazioni, le sponsorizzazioni e le collaborazioni. Allora, innanzitutto io non sono una tecnica, quindi vi dirò con parole povere e non troppo scientifiche e tecniche quello che vanno ad essere questi tre tipi di guadagno. L'affiliazione è quel guadagno che vi consente di avere, oddio il sole, gli esternuti. Dicevo, l'affiliazione è quel tipo di guadagno che va ad essere quella percentuale del costo del prodotto che voi siete riusciti a vendere. Vi faccio un esempio: mi danno uno shampoo che costa 10 euro e mi dicono provalo, se ti piace lo fai vedere alla tua community, noi ti regaliamo questo shampoo. Questo appunto è l'affiliazione. Ti regaliamo questo shampoo, tu dici ai tuoi follower di provarlo, sempre se ti piace, perché se ti costringono, io non ho mai fatto un qualcosa per cui mi hanno costretta a dire che a dare, diciamo, un mio responso positivo, cioè lo faccio se veramente trovo utile quella cosa, è valida soprattutto. A quel punto quindi ti dicono, per ogni prodotto venduto tu avrai il 10%, quindi se io quello shampoo lo faccio vedere su YouTube e lo comprano 100 persone, io vado a guadagnare il 10% di 10 euro, che è 1 euro per 100 persone, quindi ho guadagnato 100 euro. Questo è quanto. E poi ci sono collaborazione e sponsorizzazione. La collaborazione è un guadagno prettamente materiale, perché la collaborazione va ad essere un io ti mando i miei vestiti della mia azienda, tu te li provi e li fai vedere, punto, finisce proprio lì. Questo può essere recepito come non una fonte di guadagno, invece lo è, perché tantissime collaborazioni sono a livello di brand e marchi vestuari, quindi ti vanno a regalare vestiti, e se tu sai sfruttare questa opportunità, per esempio io non compro cappotti e giacche, anche questa non è una giacca comprata, è una giacca di Shein. A proposito, ecco, vi lascio il link di questa giacca in descrizione se volete acquistarla. Se sapete sfruttare questa opportunità, riuscite a ricavarne un guadagno, perché poi voi prendete questi vestiti dalle varie aziende che collaborano con voi ed è appunto un guadagno materiale, non è un guadagno proprio a livello di soldi, di denaro quindi, ma è un guadagno materiale, perché voi avete delle magliette, dei pantaloni che vi stanno regalando e che entrano a far parte del vostro guardaroba. Io grazie a queste collaborazioni non compro vestiti da un sacco di tempo, quindi top. E queste collaborazioni valgono anche appunto per Instagram, perché poi altri ti dicono falli vedere anche su Instagram oppure falli vedere solo su YouTube, poi questo dipende tantissimo dal tipo di brand con cui andate a collaborare. E infine ci sono le sponsorizzazioni. Le sponsorizzazioni solitamente sono pagate, quindi è come una collaborazione, però ti chiedono un video dedicato, quindi solo su quel brand, perché in una collaborazione, tipo una collaborazione di Shein, io posso far vedere tutti i capi che mi sono arrivati dalle varie aziende in questi mesi, ed è un video in cui io comunque faccio vedere i capi di Shein, ma insieme ad altri. Se quell'azienda invece necessita o desidera o vuole un video dedicato, quindi un video interamente dedicato a quel brand, a quel tipo di vestito, a quel tipo di piattaforma musicale, insomma, eccetera eccetera eccetera, ti paga. Ma anche se non è un video dedicato, ovviamente io vi parlo di me, youtuber da 60.000 iscritti, perché ovviamente se parliamo di uno youtuber che ha 2 milioni di iscritti, ti pagano pure per respirare, e ci sta. Io sto parlando di una persona di media, proprio umile come me. Mi pagano appunto per un video dedicato, che è comunque un video su cui tu ci devi lavorare, perché devi soddisfare chi ti ha pagato comunque. Per esempio, io ho fatto un video dedicato per le vitamine di Airbus, loro mi hanno pagato per un video dedicato, però un video dedicato che io ho fatto dopo aver usato per un mese, dopo aver assunto per un mese le loro vitamine, quindi non è che mi sono arrivata e ho fatto il video, ciao, arrivederci, grazie, perché io voglio essere sicura di quello che faccio vedere al mio pubblico e di quello che consiglio, perché se è una cacata di prodotto non lo vado a consigliare. Detto ciò, quindi vi accordate, ti dicono voglio un video di minimo 8 minuti in cui parli della tua esperienza con, per esempio, le vitamine e dici come ti sono sembrate. Benissimo, per questo video dedicato ti do per esempio 50 euro, 100 euro, 200 euro, e
Questo in base poi a quanto grande, tra virgolette, è il vostro canale. Io ho fatto video dedicati per 100 euro, per 200 euro, per 300 euro, ma quando è stato 2 anni fa, quando avevo 30.000 iscritti tipo, ho fatto video dedicati anche per 50 euro. Perché uno mi diverto, se mi propongono una collaborazione tipo ti mandiamo 20 costumi. Ti diamo 50 euro, ce lo fai un video in cui fai vedere i costumi? Ah, certo che ve lo faccio un video in cui faccio vedere i costumi. Per me è un regalo che mi viene fatto se quei costumi sono di qualità e sono buoni e non mi fanno venire allergie e non perdono il colore. Io te lo faccio il video volentieri. E quindi le sponsorizzazioni sono, per il mio punto di vista, il guadagno più completo perché ti guadagni una parte di denaro che può essere piccola, grande, media, insomma, poi appunto in base alle vostre, è tutto relativo nella vita, ma ci sono anche, c'è un guadagno materiale, perché voi andate a guadagnare dei vestiti, andate a guadagnare degli shampoo, andate a guadagnare delle scarpe, andate a guadagnare del materiale per la scuola, per dire, e quindi c'è questo tipo di guadagno completo, lo oserei definirlo. Questi sono i quattro mezzi principali con cui io guadagno e se avete un canale, se avete una pagina Instagram, se avete un profilo Instagram, potete assolutamente sfruttare per guadagnare anche voi. Infine, non vi ho detto una cosa, come entrare in contatto con queste aziende? Solitamente tipo l'80-90% delle volte mi contattano loro, ma mi è capitato per due aziende, per esempio Desenio, che li ho contattati io perché l'anno scorso mi avevano contattato loro, mi sono trovata benissimo e un mese fa gli ho detto: volete collaborare di nuovo con me? Mi hanno detto di sì e quindi mi mandano dei quadri che io poi vi faccio vedere. Quindi se siete coraggiosi, impavidi e non avete assolutamente paura di essere rifiutati da azienda alcuna, potete promuovervi voi e dire: ciao, sono Marina, sono una youtuber, vuoi che il tuo vestitino venga promosso sul mio canale? Fammelo sapere! E fine dei giochi, molto semplice così. La cosa principale appunto è mettersi in prima linea e promuovere se stessi. Infatti io ho capito che ogni video, ogni sudore buttato, ogni 20 minuti passati con gli occhi verso il sole che ti brucia la retina, ogni piccolo sacrificio fatto, ogni soprattutto anche sacrificio economico che c'è dietro il comprarsi un microfono, il comprarsi un treppiedi, il comprarsi una reflex, il comprarsi un'agenda in cui scrivere i video, il comprarsi quello, il comprarsi quell'altro, il softbox e quello e quell'altro, e il background e l'underground, il gap ground, insomma è un bordello. Poi, se ci metti dell'impegno, ti porteranno ad avere dei veri risultati che io sto vedendo nell'ultimo anno, dal 2018-2019. Niente, questi sono i metodi con cui io guadagno e potete farlo anche voi. Se volete un video in cui vi spiego quanto guadagno, come ho detto prima, fatemelo sapere. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto su questo canale. Ciao!